spesso una domanda comune da parte dei nostri futuri istruttori e personal trainer è quella di conoscere le caratteristiche dello svolgimento degli esami del corso. Quindi oggi sono qui a esaudire ogni vostro dubbio, ogni incertezza su quello che concerne l'esame del corso di personal trainer. L'esame si svolge negli ultimi due giorni in programmazione dello stesso corso, vale a dire quindi nel penultimo giorno e nel giorno successivo, suddividendo i due contenuti dell'esame in un test scritto che verrà appunto svolto nel penultimo giorno di corso e in un test teorico-pratico, quindi in una serie di domande teorico-pratiche che seguiranno il test scritto. Nella specificità, il test scritto, che si svolgerà nel pomeriggio del penultimo giorno, consiste nel rispondere a 50 domande con risposta multipla. A queste sono affiancate due schede specifiche per casi specifici, uomo o donna, con ipercifosi o iperlordosi, a seconda del tipo di test, da poter completare o migliorare nei suoi contenuti, quindi delle schede a completamento. La condizione sine qua non, o la condition sine qua non, è la seguente: occorre necessariamente superare il test scritto con un voto minimo di 18 trentesimi per poter accedere all'esame teorico-pratico del giorno successivo, vale a dire l'ultimo giorno del corso. L'esame teorico-pratico verterà su una serie specifica di domande sulle argomentazioni di anatomia, fisiologia, paramorfismi, differenziazione con i dismorfismi e tutto ciò che può essere dal punto di vista pratico applicato per tali soggetti. Quindi, nella specificità della pratica, verranno richieste le progressioni didattiche di esercizi base e complementari, nonché l'esecuzione degli stessi esercizi, quindi la valutazione sarà sia sull'aspetto didattico che sull'aspetto esecutivo. Per tutto quello che concerne le informazioni, le sedi, le date e naturalmente il programma del corso di personal trainer, vi invitiamo a seguire e ad accedere al link in descrizione, dove troverete tutte le curiosità utili per le vostre esigenze e per le vostre richieste. Grazie a tutti per l'attenzione.